Ciao a tutti ragazzi, io sono Mary Light. Oggi vediamo come avere spazio illimitato sul vostro disco, creando un disco virtuale con la quale potremmo mettere qualunque tipo di file, senza occupare spazio nel nostro hard disk. Questo trucchetto è anche molto utile quando abbiamo il disco pieno e Windows ci manda l'avviso dello spazio insufficiente. Creando un disco virtuale non avremo più questo problema e possiamo caricare sull'hard disk, appunto virtuale, tutti i file che vogliamo. Vediamo subito come fare. Come prima cosa apriamo l'Esplora File e facciamo tasto destro su questo PC. Clicchiamo su Gestione, poi apriamo Archiviazione e andiamo su Gestione Disco. A questo punto clicchiamo su Azione, qui in alto. Crea file VHD. Clicchiamo su Sfoglia e diamo un nome a questo disco virtuale. Io lo chiamerò 2 TB. Poi selezioniamo il percorso del disco, clicchiamo su Salva e su Dimensioni disco rigido virtuale possiamo inserire le dimensioni che vogliamo dare al nostro disco. Io vi consiglio terabyte 2 per non avere problemi. Poi dobbiamo attivare la spunta su VHDX e cliccare su OK. A questo punto, ragazzi, come vedete qui in basso vi appare un disco. Voi fateci tasto destro, inizializza disco. Se non sapete quale sia, perché magari avete più di un disco, basta vedere l'icona in blu. Poi cliccate su MBR, cliccate su OK, poi di fianco, tasto destro. Nuovo volume semplice. Avanti, avanti. Decidete che lettera assegnare al vostro disco virtuale. Io la lascio con la D. Avanti. Che nome dargli? Adesso io lo chiamo 2TB. E poi clicchiamo su Avanti. Fine. Aspettiamo qualche secondo che si formatti. Ed eccolo qua. Come vedete, oltre al mio disco fisico, anche quello virtuale che abbiamo appena creato di 2 terabyte. E ovviamente qui all'interno possiamo caricare tutti i file che desideriamo. Incollo una cartella qualsiasi. Come vedete è andata. Ovviamente nella cartella ci sono alcuni sfondi animati e praticamente non occupa spazio nel disco fisico. L'unico difetto, ragazzi, che ho riscontrato in tutto questo è che al riavvio di Windows, ad ogni riavvio, il disco torna in modalità offline e quindi non lo possiamo utilizzare. Quindi ogni volta che riavviamo il computer, per riattivare il disco che abbiamo creato, dobbiamo sempre andare sull'Esplora File, Gestione Disco, però questa volta cliccare su Azione, Collega File VHD. Sfogliare e trovare il percorso in cui si trova il nostro disco. Poi fateci doppio clic e il disco tornerà nuovamente attivo. Spero ragazzi che questo video vi sia stato d'aiuto. Se vi è stato d'aiuto lasciate un like. Ciao e alla prossima da Mary Light.